Con la prima domenica di Avvento, la Chiesa ormai ci ha introdotto in questo tempo di grazia. Ogni anno noi dividiamo questo tempo. Possiamo dire che tutto questo accade per la grande misericordia di Dio, perché questo tempo ciclico ci aiuta sempre più di anno in anno a scendere in profondità sul senso di appartenenza alla Chiesa e sul sapersi sempre figli di Dio. L'Avvento, quindi, dicevo, è un tempo di grazia. Noi attendiamo il Cristo storico, ma sappiamo bene che questo periodo di tempo ci aiuta anche a prepararci all'accoglienza del Signore che verrà. È un tempo di grazia, ripeto. Ma come possiamo noi attendere il Signore che verrà? Nel libro dell'Apocalisse chiude con una frase meravigliosa questa richiesta profonda che nasce dal cuore dell'uomo: vieni Signore Gesù. Ma è una parola di speranza. E Gesù che risponde: sì, vengo presto, amen. Quindi abbiamo un tempo storico in cui noi attendiamo il Cristo, facciamo memoria dell'incarnazione, attendiamo il Signore che verrà, parossia, ma c'è un tempo frammezzo, potremmo quasi chiamarla terra di mezzo, dove noi continuiamo ancora a vivere, a mettere in pratica l'essere credente in Cristo. Questo tempo di mezzo è un tempo che l'Apostolo Pietro, nella seconda lettera, al capitolo 3, ci ricorda che è perché il Signore vuole salvare tutti, ci dà tempo affinché, forti della sua pazienza, noi possiamo convertirci, cambiare modo di esistenza, affinché possiamo essere tutti quanti santi. Siamo chiamati quindi ad uno stile di vita cristiana nuova, ma questo stile di vita di cristiano nuovo il Signore ce lo raccomanda, ci indica la via, soprattutto perché agire come Lui vuole che noi agiamo ci porta a serenità nel cuore. Quando siamo lontani da Lui non abbiamo una pace nel cuore. Cerchiamo di comprendere allora il brano che abbiamo pure ascoltato di Giuseppe, che, preso da un'evidenza, da un'apparenza, rendendosi conto che Maria era incinta, stava scegliendo la via breve, e la via breve è sempre quella di lasciare, di fuggire, di non affrontare il problema di petto, come diciamo noi. Ma siccome Giuseppe aveva un profondo amore verso Maria, sapeva bene che non poteva pubblicamente allontanarla, avrebbe messo a rischio la vita stessa di Maria. Allora lui aveva deciso, nel silenzio qui ci lasceremo. Maria usa un modo, si rende conto, vede chiaramente in Giuseppe forse un atteggiamento di distacco, comprende: come posso far capire a lui che ciò che sta accadendo in me è qualcosa di misterioso, perché rientriamo in un progetto molto più grande che va al di là di noi stessi, che abbraccerà tutta l'umanità questo evento. E allora, attraverso il silenzio,
e la preghiera si abbandona nelle mani di Dio, dicendo: non è un mio problema, è un problema tuo, Signore. Vedi tu come risolvere questo problema. Il silenzio. Dio si manifesta nel silenzio. Quando è difficile per noi riuscire a trovare il tempo del silenzio, Dio si manifesta nel sonno e nel sonno. E così Giuseppe va a dormire e nel sonno ha questa relazione, questo rapporto con l'angelo del Signore, che dice: non temere, perché quello che nascerà è l'Emanuele. Vedete, dall'esperienza della storia della salvezza sappiamo bene che spesso il Signore interviene quando l'uomo dorme per poter manifestare dei progetti che altrimenti in stato di coscienza forse non avrebbe potuto l'uomo accogliere. Beh, la prima esperienza la sappiamo, no? Quando la creazione di Adamo scese, vede la donna, scese questo torpore su Adamo, quindi l'ha accostato, crea la donna, perché la vita non appartiene all'uomo, ma è un dono di Dio. Ma abbiamo tantissimi altri passi in cui nella Sacra Scrittura viene narrato che attraverso il sonno Dio manifesta il suo progetto. Pensiamo un attimo al profeta Samuele, ma c'è un passo molto bello nel libro di Giobbe, al capitolo 33, nei versetti 14 e seguenti, che dice: Dio può parlare in un modo o in un altro, ma non vi si presta attenzione. Noi non lo ascoltiamo quando gli parla. Nel sonno, nella visione notturna, quando cade il torpore sugli uomini, nel sonno, sul giaciglio, allora apre l'orecchio degli uomini. Lascerei a voi poi di fare una piccola ricerca nella Sacra Scrittura, a vedere in quali altri momenti il Signore parla appunto nel sonno e nel sonno. Dio parla. E allora ecco che Giuseppe, nel sonno, apre la sua mente, anzi apre il suo cuore al progetto di Dio e una volta destatosi accoglie Maria. La parola di Dio quindi è vivificante, è trasformatrice. Quanto più noi la ascoltiamo, quanto più la meditiamo, tanto più questo cuore di schiena, un cuore di carne, capace di amare come lui ci ama. Ma dobbiamo porci in ascolto della parola. E ascolto è un qualcosa, è un atteggiamento, che c'è un antecedente. Se non facciamo silenzio, come possiamo ne ascoltare? E c'è anche un conseguente. Una volta che abbiamo ascoltato, è necessario che ci incamminiamo sulla via della liberazione, andando verso Dio, verso l'uomo e verso il mondo. Ma ci andremo con uno spirito diverso, con uno spirito che ci porta ad essere donatori di se stessi agli altri, solo se facciamo tesoro della sua parola. Allora l'Avvento deve richiamarci un po' questo atteggiamento, fare silenzio per ascoltare con gli orecchi del cuore ciò che il Signore ci vuole dire. E questa stagione, l'inverno, in effetti, ci presenta un po' il silenzio. Non a caso tra il vento e in questo periodo. L'inverno stesso quindi ci ricorda di fare silenzio interiore. Che cosa notiamo? Che fa buio più presto, fa anche freddo e quindi quasi un invito, no? A rimanere chiusi in casa facendo silenzio. Però il nostro atteggiamento non è così portato naturalmente a richiamare e a ricercare il silenzio, perché la nostra vita è tumultuosa, anzi il silenzio ci fa paura, anche a casa, no? Che facciamo? Quando stiamo soli accendiamo la televisione, la radio,
se qualcuno poi chiude, ma perché lo fai? Per compagnia, per compagnia, ma non è una vera compagnia questa, è un rumore di fondo che non ci lascia però il tempo anche di poter pensare, come abbiamo detto prima, no? Facendo silenzio e mettendoci in ascolto di ciò che il Signore vuole comunicarci. Quindi siamo portati principalmente a vivere, no, questo tantram della vita, anche affrontando i problemi, cercando sempre più affetti, più amore, ma alla fine, oppure anche nello stesso lavoro, no, cerchiamo di farci notare, cioè, riempiamo la nostra vita di tante cose. Ma così facendo noi non riusciamo a fare spazio alla presenza di Dio nel nostro cuore. Solo Dio può colmare il vuoto che sta dentro di noi. Allora dovremmo chiederci, in questo tempo forte, no, che la Chiesa ci presenta, che cosa sto effettivamente aspettando? Che cosa potrebbe riempire la mia vita? Cosa manca alla mia coppia? Forse dovremmo fare anche un salto di qualità, nel senso che dovremmo iniziare ad accogliere la nostra fragilità, quasi dire dovremmo fare tesoro della nostra fragilità. Dovremmo cioè iniziare a pensare in maniera diversa, a non sentirci delusi perché non raggiungiamo il nostro obiettivo, ma quasi a ringraziare il Signore. Sembra un controsenso, o è difficile certamente che questo riusciamo a farlo se non siamo uomini e donne di preghiera. Dovremmo poter dire a noi stessi: è bene che sia così, che non trovi la mia realizzazione ultima, che le persone non siano all'altezza delle mie aspettative. Cioè, inizio cioè a vedere realmente dentro di me che non riuscendo a raggiungere certi obiettivi perché non posso farcela da solo, inizio invece a fare spazio al Signore, a rivolgermi di più a Lui. Signore, aiutami tu, intervieni tu nella mia vita affinché io possa capire in questa mia esistenza qual è la via giusta che devo intraprendere. In fondo è quello che ha fatto Giuseppe, ha fatto silenzio nel suo cuore come un torpore, è caduto su di lui e ecco, il Signore gli ha aperto gli orecchi al progetto. Quindi il silenzio è fondamentale se vogliamo che ci poniamo in ascolto di Dio. Tornando quindi all'immagine della stagione invernale, sappiamo che fa freddo, mi pare che ce ne diamo conto, no? Ma questo freddo può simboleggiare anche il freddo del nostro cuore, il freddo della nostra relazione con chi ci sta accanto, con la stessa incapacità di poterci relazionare con gli altri in una maniera calda. Ma c'è un altro aspetto importante dell'Avvento. Noi usiamo la corona di Avvento, no? E ogni domenica accendiamo quella candela. Ebbene, quella candela, in fondo, che cosa ha come simbolo? La luce. Questa luce che viene a sbarrare l'oscurità che è nel nostro cuore e ci dà calore. Possiamo quindi dire che nonostante il freddo un fiore può sempre sbocciare nel nostro cuore. E allora concludo con un piccolo compitino per casa. E io vi prego di farlo perché ci aiuterebbe certamente a ritrovarci anche come coppia, perché in fondo siamo uno, come ci dice la Sacra Scrittura. E allora proviamo, quando vogliamo, di porci dinanzi a una candela accesa, insieme col coniuge, tenendoci per mano, guardiamo la fiamma e se riusciamo a guardarla non ci importa, chiudiamo gli occhi, però cerchiamo di percepire il calore di questa fiamma che ci pervade e iniziamo ad esprimere a voce alta dei pensieri
di amore, della casa, delle vite che noi condividiamo insieme, dello stare nella famiglia, esprimiamo, facciamo in modo che possano uscire fuori. E così facendo facciamo spazio alla presenza di Gesù nel nostro cuore e nella nostra casa. E a conclusione di questa esperienza decideremo insieme il Te Deum. Sia lodato Gesù Cristo. Possiamo stare anche seduti e cambieremo insieme. Stai con me.